Oggi raga finalmente siamo tornati in un Fortnite News per parlare nuovamente di Deadpool e del nuovo stile svelato di Deadpool. Infatti raga, come molti di voi sapranno, non esiste solo questo stile di Deadpool. Cioè questo raga è uno, faccia di Deadpool normalissima, skin normale, niente di strano. Esiste anche lo stile Unmasked di Deadpool. Tra poco raga vi spiegherò come si sblocca e un sacco di altre cose relative a Deadpool. Però mi raccomando, prima vi ricordo un bel like, negozio oggetti, supporta creatore, codice cap, se volete rimanere sempre informati su tutte queste cose appunto che vi sveglio in ogni Fortnite News. Quindi mi raccomando, raga, supporta anche il tuo codice cap. Io sono GrackPlayer0, ufficiale iscritto al canale. Detto questo, let's go! E in questo momento, raga, all'interno della stanza di Deadpool siamo rimasti in questo modo. Cioè, c'è Deadpool seduto davanti al computer con la sua lattina di non so cosa e il suo frigo bar personale. Abbiamo un calendario sopra il water che è completamente pieno di X, perché, raga, ormai la skin è uscita e non so nemmeno perché l'Epic continua a tenerlo. E abbiamo, raga, una cosa veramente molto strana in questa stanza. Molti di voi l'avranno notata dal video che vi ho fatto 2 giorni fa. Cioè, praticamente il water che sta straripando, raga. Se notate, nella settimana scorsa c'era il tubo qui in basso a destra che perdeva, e in questa settimana abbiamo il water che straripa. Voi direte: ma che cosa me ne frega, ha messo il water straripa? Invece no raga, perché è una cosa molto importante, e tra poco vi farò vedere appunto l'immagine svelata della nuova stanza nella settimana 8. Ma prima raga, oggi ho fatto un video con le doppie visore di Deadpool, che qualcuno di voi sicuramente si è perso, quindi correte a guardarlo. E dato che YouTube praticamente in ogni video disabilita i commenti a caso, cioè raga non sono io che tolgo i commenti, fatemi sapere appunto qua sotto che cosa ne pensate di queste doppie pistole, se secondo voi l'Epic Games ha fatto un buon aggiornamento con Deadpool. Ma tornando a parlare della settimana 8, un leaker è già riuscito a svelare tutte e due le sfide, e se notate bene nell'immagine che vi ho messo, completa l'ultima challenge per ricevere questo item, ovvero raga la skin di Deadpool Unmasked. Che figata! Io vi giuro che non vedo l'ora, perché avremo la skin di Deadpool normale e la skin Unmasked, che è anche abbastanza figa direi. Cioè forse mi piace un po' più quella normale, però anche quella Unmasked non è male. Intanto Calpis, io ho trovato due delle armi che odio più in assoluto, i due Famas. Io direi che, cioè, io sono messo veramente male, quindi almeno te che hai trovato qualcosa di utile, diciamo che non è brutta come cosa. Una volta raga che saranno uscite le sfide della settimana 8, che in teoria dovrebbero uscire questo venerdì, se non sbaglio. Oggi Calpis che giorno è? Non andando a scuola mi sono completamente perso i giorni. Mercoledì, ok. Quindi in teoria raga 2 giorni e dovrebbero uscire le sfide della settimana 8. Stavo dicendo, una volta che appunto usciranno le sfide, la stanza cambierà in questo modo. Un leak è riuscito a scoprire anche come diventerà la stanza, ed è una figata assurda. Praticamente c'è Deadpool immerso nell'acqua. Però adesso io quello che voglio capire, no? Se la settimana 8 sarà l'ultima settimana di Deadpool, cioè ci lasceranno con Deadpool immerso completamente nell'acqua? A me sembra strano raga, a me sembra strano, anche perché un altro leaker è riuscito a scoprire la data prevista per la fine della season 2, quindi per inizio poi dopo della season 3, che dovrebbe essere raga il 30 maggio. Quindi 30 maggio in teoria fine season 2. E voi starete dicendo: ma cosa cavolo c'entra questo cap? Cioè io voglio sapere quando finiranno le sfide, se ci sarà un'altra sfida oltre la settimana 8. Beh raga, sentite un po', c'era anche scritto, intanto capi su Big Scudo, che le sfide della settimana 8 finiranno con la fine della stagione 2 di Fortnite. Ora, questo qui ovviamente non sappiamo se è vero oppure no, però effettivamente raga, se l'Epic lascia Deadpool completamente allagato nella sua stanza, così a morire praticamente, è anche un po' brutto. Calpis, allora vieni qui che c'è uno scudone, però prima di dartelo devi dirmi qual è il codice da utilizzare nei negozi oggetti? Cap. Ok, ok, vieni qui, tieni tutti gli scudoni che vuoi, sono tutti qui. Ma comunque andiamo avanti, raga. Per quanto riguarda invece il Battle Bus e gli airdrop di Deadpool, dovrebbero terminare quando terminerà la season. Quindi in teoria dovrebbero esserci ancora per tanto tempo. E stessa cosa in teoria per lo yacht di Deadpool, anche se per quello lì non ne siamo totalmente sicuri. Ma Calpis, ora ti voglio portare in un posto che poi oltretutto è in safe, quindi dobbiamo andarci per forza, che sicuramente ti sorprenderà. Guarda, te lo dico, sicuramente ti sorprenderai. Sicuramente so per certo che non sapevi di questa cosa segreta che appunto si trova in questo posto. Siamo quasi arrivati al posto che ti dicevo, Calpis. Comunque siamo 17 persone rimanenti con la safe più grande del secolo e stanno fightando. Ok, 16 persone, stavo scherzando. Calpis, stanno fightando davanti a noi, vedo un cecchino che viene dall'agenzia. Calpis, te lo dico, devi starmi attaccato al... Hai capito, dai, hai capito cosa. E lì dentro, è lì dentro, spara, spara ora, spara ora, spara ora. Ah, 30, ha giampato. Ok, spara in aria. Bianco, 23, morto. Vai Calpis, let's go. Attento, oh, attento al cecchino, porca miseriaccia. Lo dico, dobbiamo andare velocemente all'agenzia perché ti devo far vedere questo segreto e poi vai, perfetto. Andiamo. No, no, la jump. Vabbè, no, ne metto porca miseria. Ne è un'altra? Sì. E adesso me lo dici? Vabbè, ho capito. Attento, però. Calpis, che questi qui ci sparano. Questo qui c'ha la Tommy Gun che è mia. Ah, scusa, va bene. No, che è mia, bravo Calpis, vedo che capisci. Vedo che capisci bene. Ok, Calpis, dobbiamo cercare di prendere l'elicottero. Ti devo far vedere. Ok, guarda bene attentamente l'acqua dell'agenzia, Calpis. Guarda attentamente l'acqua dell'agenzia. Okay. Ti dico solo questo. Guarda se c'è qualcosa dentro l'acqua dell'agenzia. C'è un tempio. Aspetta un attimo.
Guarda, tipo, dovrebbe essercene un altro, almeno un altro. Ce ne sono tipo 4-5 intorno all'agenzia. E nessuno ci fa caso, raga, perché sono nascosti dentro l'acqua. Guarda, eccolo lì, un altro. Sono perfettamente uguali. E laggiù c'è un altro ancora. E anche dietro l'agenzia. Calpis, tra poco ti spiego che cavolo sono sti robi. Ma intanto uccidiamo sto tizio qua sopra. Calpis sopra di noi, Calpis sopra di noi, porca miseria. Sopra, sopra. Mi sto tirando un mini. Mannaggia me. Vai tranquillo che sono tornato su con il mio. Ok. Ah, porca miseria, Calpis mi spara. Attento, attento, sto arrivando, grazie, sto più attento di così, non si può. Sopra di me. Sopra di me. Eccolo. Vado su. Non ci credo, è sotto di me ora. No. No. No, tranquillo, le cure ce le ho anche gli scudini. Calpis, il problema ora è la safe. Abbiamo l'elicottero, ma è dall'altra parte dell'agenzia. Possiamo farcela, Calpis? Vai, tranquillo. Dai, andiamo subito. No, fermo, allora, devo curare. Okay, bravo, ecco, vedo che hai capito. Calpis sopra, tienmi solo i muri, Attento, equilibrio, c'è l'elicottero. Mi sa che viene alto, però. Ma porca miseria. No, l'elicottero è pochissimo. Oh, what the fuck? Ma cosa ho fatto? Ti giuro che non so che cosa ho fatto, Calpis. Prendo l'elicottero. Muoviti, sarà meglio. Che poi il bello è che anche quando tipo voli sulla... Cioè non è che voli, quando fai il salto sull'acqua per nuotare, ti fa schierare il paracadute. Dovrebbero aumentare l'altezza, perché quelli come bello usano un po' troppo spesso. Vieni qui, Calpis, vieni qui dove sono io. Porca miseria, barca, Calpis. Barca. Eccolo, è lui. Pusciamo, Calpis, pusciamo. Andiamo. Guarda andiamo. Un po', adesso l'ho usato. Let's go. Vabbè, non proprio così. Non proprio così, però. E qua sopra? Preso il muro. Let's go. È da te. E beh, fin lì. Bravo. No, ma me l'hai rubatissima. Vabbè che ho missato tipo tre colpi su. Ti ho aiutato. Tre. Dovevi dirmi grazie invece. Ma cosa? Dovevi dirmi grazie. Me l'hai solo rubata, Calpis. Potevo fare. Attento, aspetta. 23. Ma what? Sì, è andato sulla jump e non ha saltato. Cioè, sulla jump, si roba per saltare. Va bene. Siamo in safe. 13 persone rimanenti. Non abbiamo. Ma che cacchio? Che cacchio è apparso lì? Stavo dicendo, non preoccupiamoci. Io sto vedendo le allucinazioni. Vieni qua dentro. Ti stavo dicendo, cosa cavolo sono quei robi all'agenzia? Sono dei templi sott'acqua. Non sono proprio dei templi subacquei. Sono dei dispositivi per il giorno del giudizio. Ora te mi starei chiedendo, ma che cavolo è? Questo, regà, è come si presenterà il dispositivo del giorno del giudizio. E tramite dei leak sono stati scoperti direttamente in lobby dei tipo tubi, delle cose appunto che c'entrano qualcosa con il giorno del giudizio. Non si capisce né quando arriverà e né che cosa effettivamente cambierà all'interno del gioco. Sappiamo solo che ci sono questi dispositivi, che sono 5 all'agenzia, che prima o poi si apriranno. Potrebbe essere un evento finale di questa season. E poi ci starebbe come cosa. Calpis, nuova safe a parco. Mancano 8 persone. Che cosa vogliamo fare? Beh, noi siamo in safe effettivamente. Cioè, io sarei qui, esatto. Io sto tanto bene qui dentro la mia casetta. Bravo, esatto. Aspetta, apri. Ok, ora prendo il sole. Cosa un attimo. Ma adesso come fanno a mancare 9 persone che 5 secondi fa ne mancavano 8? Calpis si sparano, Calpis si sparano. Zampa. Dove andiamo? Andiamo. C'è una casetta qui, comunque. Io mi rifugierei qua dentro. Che vabbè, mi piace questa casetta. Vabbè, ascolta, intanto mi piace. Infatti, c'è una cesta, visto? Ho avuto un'ottima idea. Ecco, perfetto. Non c'era niente, però va bene. Comunque, un'ottima idea. Vogliamo pusharli, Calpis? Anche loro si sono fatti la casetta con arredamento, te lo dico. Ah, ma noi stiamo bene. Sì, ma infatti, noi stiamo benissimo. Guarda, qui c'è il mobile dell'IKEA nuovo. Se vuoi, c'è anche un trampolino tra poco. No. Dai, teniamo, che è l'ultimo che ho. No, safe, Calpis. Abbiamo un airdrop addosso. Calpis, non muoviamoci di un millimetro. Che abbiamo un airdrop che ci piove addosso. Faccio cadere. Bravo, vedo che hai capito. Sparagli, let's go. Dov'è? Di qua? Perfetto. Vai, builda, Calpis, che stai facendo? Vabbè, dai, un po' di rischio. Stavano cecchinando. Io intanto tipo... No, vecchio, ti ho detto che non era... Metti il muro. Ma come da dietro? Ma che stai di? Sì, copri tutto in metallo, fai. Ma che stai di? Guarda che erano da... No, da dietro. Oh, qua. Sapevo io. Espandi un po' in metallo, tipo. Eccolo. Ma porca miseria. Madonna, bravo, raga. Bravissimo. Madonna, raga, che stupido. Arrivo, Calpis. Arrivo, Calpis. Vai tra. No, come no? Guarda. Ti ho fatto un botto all'altro. Ti giuro che quello sinistro l'ho proprio distrutto. Okay, te sparagli l'altro. Non farmi cecchinare. Ok, tiro il razzo. Grande, Calpis. Attento, Te cerca di sparargli. Dico un tiro, proprio. Mettigli pressure. Attento l'altro, cecchino. Non va preso. Ha visto che mi arriva la safe? 35. Porca miseria, raga. La safe. La safe è un problema. Venire, ma ha nittato. Prendo il mini. Attento, sto arrivando, Calpis. Oddio. Attento l'altro, al cecco. No. Ho pure il lanciarazzi. Mi ha distrutto, Calpis. Mi ha tipo semidistrutto uno. Arrivo, sono nell'albero. Sto arrivando, Calpis, sto arrivando. Porca miseria, l'albero. Calpis, non farti tare, ti continuano. Prego. Continuano. Ti chiedo solo quello, non farti tare. No, tranquillo. Dobbiamo fare la win, Calpis. Non possiamo perdere contro questi stolti. No, lanciarazzi. Attento. No. Hai visto cosa ho fatto? No.
Va bene, capi, non pensare a me, non pensare a me. Te non hai visto che cosa ho fatto, te non ne hai idea di che cosa ho fatto. Se la gioca di ultima safe, frega, non vincerà mai, perché lui ha meno vita degli altri. Mamma mia, Calpis! Mamma mia, Calpis! Mamma mia! Cosa sta facendo, regà? Cosa ha fatto? Ok, potrebbe ancora farcela. Tutti gli altri, secondo me, sono scudati. Quindi a livello di vita proprio lo distruggerebbero anche 1v1. Però, regà, Calpis ha la tecnica. Calpis! Ha la tecnica. Razzo un attimo prima l'avrebbe ucciso. È andato sopra, ha preso l'Igram, Calpis. Mamma mia, Calpis, si va a 47, questo è lo scudo. È un problema, regà. Calpis però ha rampino, che è un vantaggio enorme. Gente lì sotto, sono entrambi lì sotto, ok. Sono attaccati, che secondo me è una tattica veramente schifosa, perché restare in due uniti, regà, non c'ha senso in questo caso. Però Calpis ancora non si è fatto hittare una volta. Attenzione, regà. Notevole, notevole. Devo usare lanciarazzi. Ah no, zero colpi. Calpis, stai attento, Calpis, stai attento. Deve ucciderli, raga, prima che lo faccia la safe. L'altro sopra non l'aveva visto. Raga, Calpis, che cosa cavolo è? Non sa nemmeno lui che cosa fare, ovviamente. No, avrebbe potuto sparargli in volo. Fortunatamente gli altri non è che siano le persone più forti che abbia mai visto. 19, bianco. Non ha più lo scudo, raga, ma penso che... cioè, hanno scudo infinito praticamente, perché con tutto il danno che gli ha fatto e sono sempre riscudati. La safe, raga, sta per arrivare. Calpis deve muoversi. Dai, prendi. Bravissimo. Bravo. Spammagli, spammagli, spammagli. Sopra. Grande Calpis, 23, bianco. Potrebbe farcela, raga. No, fuori safe. Non ci credo. L'hanno intrappolato fuori safe. No! No! Ma stai scherzando? No! Detto questo, raga, oggi vi ho parlato di Deadpool, del nuovo stile e della settimana 8. Vi ricordo di raccomando un bel like, condividete con tutti i vostri amici. Codice cap nel negozio oggetti. Iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram. Detto questo, al prossimo video. Ciao, ciao, ciao.